Allora, buon pomeriggio a tutti, io mi presento Domenico Mastrogiovanni, seguo le politiche di sviluppo rurale connesse per la Confederazione degli Agricoltori, sono anche membro di Euromontana, nel quale ho militato e milito da lungo tempo, tra parentesi montanaro, vero, perché mi ritiro non quotidianamente, ma almeno a chiusura settimana sui monti dell'Abruzzo e c'ho piacere di starci. Faccio una premessa proprio perché parto dal fatto di essere montanaro, l'andamento di questa mattina personalmente non è stato molto soddisfacente perché viene fuori una montagna che ha bisogno di aiuti, una montagna che vive solo se qualcuno gli dà qualcosa, io dico che è completamente diverso. Probabilmente di esempi di Italy nelle aree montane ce ne sono tanti, solo che non siamo conosciuti a livello mondiale. E di aziende che anche in assenza di aiuti PAC fanno miracoli, stanno sul mercato, ce ne sono altre molte di più. Partendo da questo background, che non è l'orgoglio di essere montanaro, ma se c'è il 18% della popolazione, se c'è una parte dell'economia, se c'è una parte delle produzioni, se ci sono tante collettività che continuano ad andare avanti, è perché c'è vitalità economica, c'è continuità. Faccio una premessa di carattere storico, sembrerà strano, ma con la crisi della legge nazionale sulla montagna e l'assunzione da parte delle regioni delle politiche delle montagne a titolo pieno, c'è stata la svolta. Solo che le regioni che hanno creduto nella montagna hanno fatto miracoli, Lombardia più che Piemonte, Veneto, Emilia, avete ascoltato, ma altre che non hanno a cuore questo problema, mi dispiace. Ci sono aree montane che sono in grandissima, grandissima difficoltà. E quello che ha detto oggi il rappresentante dell'Emilia è esemplare. Il 10% del territorio e delle aziende in una potenza economica come l'Emilia Romagna non sono considerate e non c'è verso di far considerare nessuno. Perché? Perché credo che il diritto fondamentale per ognuno è il diritto alla cittadinanza. Diritto alla cittadinanza significa che deve avere le condizioni alla pari di servizi essenziali. Questo vale per la montagna ma anche per altre aree. In mancanza di questo non c'è politica economica o creatività che tenga. E faccio un esempio concreto. Nel sud della Francia o nell'area centrale, dove ci sono le aziende più potenti cerealicole europee, con una dimensione media di 200-250 ettari, non ci sono giovani che si insediano. Perché? Perché non sono cittadini alla pari di un cittadino che vive nell'hinterland di Marsiglia o di Parigi. Perché il primo centro, che è una casa da visitare dalla tua azienda, ci vuole 40 minuti di macchina. Devi attraversare la tua azienda, quella di un tuo collega e poi trovi qualcosa. Questo è assenza di diritto alla cittadinanza. Vado all'elemento di questa tavola rotonda e chiedo se sono presenti. Meno coloro che devono intervenire, cioè l'associazione Donne in Campo, sì perché la conosco, il rappresentante di Coldiretti Lombardia, eccolo, Confagricoltura e il professor Sali. Perfetto. Ok, ci siamo tutti, per cui io vorrei che da questa tavola rotonda venisse fuori come il settore primario, agricolo e forestale, direttamente con la coltivazione, ma indirettamente anche con la manifattura dei prodotti, da un lato, e poi con l'offerta di servizi, perché l'agriturismo l'abbiamo inventato noi e adesso ce lo copiamo a livello europeo e stiamo inventando altre cose, la vendita diretta, il mercato di prossimità e così via. Abbiamo dato reazione ad una serie di percorsi di sviluppo che secondo me, e questo condivido l'aspetto che diceva Gianluca stamattina, cioè abbiamo una carenza di capacità di informare quello che siamo e quello che facciamo, che è un elemento un po' penalizzante. Probabilmente io conosco bene il problema della rete nazionale, abbiamo cercato proprio qui a Milano di cambiare, cioè di portare il grande pubblico a conoscere cosa succede nello sviluppo rurale. Non ci siamo riusciti. Qualcosa, ma non ci siamo riusciti ancora. Io non è che ho uno slogan, ma credo che la montagna,
in quanto tale, per il futuro, deve essere oggetto di uno slogan molto semplice: la montagna come destinazione. Ma per fare che cosa? Per vivere, per lavorare. Se vivo bene e lavoro, faccio economia e rendo un territorio attrattivo e accessibile per me, che ci vivo, e per chiunque voglia condividere questa cosa qui. Sulla base di questa premessa, scusate se sono stato un po' lungo, chiederei questo metodo di lavoro. Iniziate, 5-10 minuti per spiegare l'esperienza, poi se c'è un'interlocuzione facciamo un primo giro e un secondo giro anche per commentare sulla base delle domande se ci saranno, in modo tale che nell'arco di un'ora e mezzo chiudiamo la partita. Vi dico subito, io cercherò di rappresentare quello che mi dite, ma se dico qualche stupidaggine in plenaria mi richiamate senza problemi. Ok. Mi presento, sono Renata Lovati, sono appena stata eletta Presidente regionale di Donne in Campo e Lombardia. Chiara è la nostra coordinatrice e svolge un ruolo fondamentale per la nostra associazione perché gran parte del lavoro è un lavoro volontario. Siamo un'associazione di donne, quindi donne che hanno passioni fortissime. Sono molto d'accordo con l'introduzione che ha fatto il nostro moderatore. Noi sulla montagna abbiamo progetti ormai da parecchi anni, abbiamo investito molto soprattutto nell'Alta Lombardia, nelle zone di Como, Varese, Lecco e Sondrio. Per fare questi progetti abbiamo approfittato anche quindi, dei fondi con la misura 331 del piano di sviluppo rurale. Abbiamo investito soprattutto in formazione e in cultura, perché siamo convinte che sono i due settori in cui le donne possono dire la loro e possono determinare comunque il loro futuro, perché in questo modo si possono stabilire dei contatti, stabilire delle reti e quindi anche delle relazioni che io chiamo di altra economia, nel senso che, come diceva secondo me giustamente il moderatore, noi abbiamo esperienze di donne montanare che non si lamentano di fatto, cioè è vero che l'accesso al credito è fondamentale, però portano avanti le loro aziende che sono piccole aziende soprattutto, ma sono aziende multifunzionali, aziende agrituristiche, aziende didattiche, con un'attenzione particolare ai metodi di coltivazione e di allevamento e quindi con una grossa attenzione all'etica e alla sostenibilità aziendale. Se vuoi far vedere l'altra... Sì, quindi con questo progetto abbiamo inoltre anche organizzato dei viaggi di studio in altre zone montane con agricoltrici quindi del Canton Ticino, della Valle del Trentino, della Garfagnana, la Val di Vara. L'ultimo progetto, secondo me molto bello, in collaborazione con l'Associazione A Voce, abbiamo realizzato delle video interviste direttamente quindi sul campo, in cui le donne montanare raccontavano la loro esperienza, ma soprattutto venivano anche filmate, quindi le immagini dei luoghi, dei posti. Se vuoi far vedere l'altra, questo è stato un incontro nazionale che abbiamo fatto nel 2013 a Como, con questo incontro siamo riusciti a portare donne dalla Sicilia alla Lombardia. È stato un incontro interessantissimo, durato un pomeriggio e una mattina, in cui abbiamo raccolto testimonianze veramente bellissime. Era con noi presente Baccolo, è stato tutto il tempo inchiodato lì alla sedia e alla fine ci ha ringraziato, perché non è facile sentire testimonianze dirette nei convegni. In genere nei convegni parlano appunto i vari presidenti, però sono le donne che conducono le aziende che sono, no, le dirette interessate.
Questo è un altro convegno che abbiamo fatto invece nel 2014, sempre a Como, perché abbiamo investito molto appunto nell'Alta Lombardia, e qui abbiamo proiettato queste video interviste. Poi fai scorrere velocemente, queste sono le donne che hanno partecipato a queste video interviste, sono piccole aziende multifunzionali, alcuni sono allevamenti di capra, vai pure avanti. Sono donne che anche, per esempio, questa è ritornata in un posto che era incolto e in giro di un po' di anni ha ridato vita a questo territorio. Questa è Cristina Binda, anche lei con una grossa passione ci ha fatto dei discorsi bellissimi sul mantenimento dei prati, sull'importanza dei prati dei pascoli, sul mantenimento dei boschi. Perché il bosco comunque è un patrimonio da salvaguardare. Recentemente io ho letto che è stata varata in Regione Lombardia una legge che gli ambientalisti hanno chiamato ammazzaboschi, purtroppo. È chiaro che qui non si può adesso oggi parlare di questo, però il bosco è una risorsa. Noi abbiamo avuto esperienze, per esempio, dal Campo dei Fiori di Varese, dove addirittura si è ritornati ad usare il cavallo, perché ci sono posti dove solamente con il cavallo si riesce a comunque fare dei lavori che non si riescono a fare con i mezzi meccanici. Vai pure avanti, questo è un altro agriturismo. Vai pure avanti. Questa è l'esperienza di un ragazzo giovanissimo che gestisce un'azienda dell'ERSA, se non sbaglio. È ritornato anche qui a fare allevamento di bovine di razze brune e con la madre gestisce un piccolo agriturismo e ci ha fatto una testimonianza appunto bellissima di questo suo nuovo inizio. Io credo che dalle cose che ho sentito stamattina il problema veramente fondamentale è l'accesso della terra per i giovani e questo però è un problema politico. Cioè, è solo la politica che può risolvere questo enorme problema. Io mi sono riguardata tutti gli atti del nostro convegno, sono gli spunti dati dalle nostre associate. Quindi, il primo, noi riteniamo fondamentale, lo dicevo anche prima, la sostenibilità economica non può prescindere da quella ambientale, sociale e etica. Io ho un'azienda di pianura, come dicevo prima, allevo bovine da latte con metodo biologico nel Parco Agricolo Sud Milano e sono abbonata all'allevatore trentino, perché ho un amico in Trentino. Quando leggo questa rivista sono affascinata dalle cose che ci sono scritte, che non hanno niente a che fare con bianco e nero, per dire, no? Perché lì veramente si parla di come questi montanari allevano vacche con questi criteri di sostenibilità e dove soprattutto l'associazione allevatori si parla con la cooperazione, si parla con i rappresentanti dei caseifici, tutti lavorano insieme. Questo esempio ci ha dato la possibilità quindi di intitolare il nostro convegno Imparare dall'agricoltura di montagna, perché credo che la pianura, dove gli agricoltori spesso si lamentano e dove invece hanno condizioni molto più favorevoli di chi vive in montagna, dovrebbero gli allevatori di pianura veramente imparare da quello che fanno gli agricoltori di montagna. Una nostra associata ha detto la montagna è donna, perché sono le donne, sono il fondamento dell'agricoltura di montagna, sono quelli che presidiano il territorio e presidiare il territorio porta vantaggi e frutti a tutti, quindi anche alla nostra società, ai cittadini. Molte sono aziende biologiche, quindi attraverso l'agricoltura biologica e naturale si può aumentare il valore della terra e dell'ambiente. Una addirittura che viene dall'Abruzzo, Benedetta, ci ha raccontato di essere un'agricoltrice custode del territorio e quindi come attraverso la conservazione di varietà antiche riesce a dare appunto maggior valore al suo prodotto. La nostra vicepresidente nazionale, Annunziata Bizzarri, ci ha raccontato l'esperienza in Garfagna, nella valle di Lima, dove anche lì un piccolo paese abbandonato è stato riportato alla vita dalla sua esperienza e dall'esperienza di altre donne che hanno reinvestito in questo piccolo paese.
e addirittura lei si è prestata a dare accoglienza agli immigrati libici attraverso la regione toscana. Alla fine queste case sono state messe a disposizione di questo enorme progetto di accoglienza. Il baratto dei saperi, nella nostra associazione noi facciamo di questo baratto dei saperi la base della nostra formazione nelle aziende. E il baratto dei saperi non è solamente culturale, ma una nostra associata di Belluno ci ha detto che per loro è anche economico, cioè loro sono ritornati a barattare i loro prodotti come si faceva una volta. Quindi questo è un sinonimo di altra economia. E queste altre economie comunque danno vita a chi ha il coraggio di sganciarsi dalle economie tradizionali, sia in montagna sia anche là dove vengono creati i distretti di economia solidale. Noi nel Parco Sud, per esempio, ne abbiamo creato uno. E a questo punto io termino con questa domanda: qual è un'agricoltura virtuosa? Perché dagli anni 80 ad oggi noi abbiamo vissuto tutto lo sviluppo di quello che era l'agricoltura industriale, che però ha portato dei problemi, ha portato dei vantaggi ma ha portato anche dei problemi. Quindi io penso che sia nostro compito andare a definire quella che può essere quindi un'agricoltura virtuosa, un'agricoltura che fa meno uso di chimica. Noi abbiamo adesso l'opportunità, questo lo dico per la montagna ma vale molto per la pianura, di diffondere i concetti del PAN, del piano per la sostenibilità e l'uso dei prodotti e la riduzione dei prodotti fitofarmaci. Però siamo praticamente a luglio e ancora non si sa niente. Il piano è stato approvato ma non si sa niente. Niente, questi sono i concetti su cui lavoriamo e penso che possano essere un po' la base di una discussione. Grazie alla Presidente. Ci sono richieste di alcune specifiche? No? Allora chiede al Presidente di Coldiretti Lombardia di prendere la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Alberto Marsetti, sono vicepresidente di Coldiretti Lombardia, sono presidente di Coldiretti Sondrio, quindi sono un montanaro doc. Quindi oggi sentir parlare di montagna, delle problematiche, dello sviluppo che può avere la montagna, sicuramente è un tema che a me è molto caro. Porto esperienze sia personali e posso portare esperienze anche di quanto ha fatto la nostra associazione partendo già da lontano tempo, quando ormai già più di 15 anni fa si varò la legge d'orientamento. Da lì parte un po', si può dire che parte un po' anche la rinascita di certe aree come cosiddette più marginali. Partendo da lì sicuramente c'è stato anche uno sviluppo diverso in aree come la montagna, come può essere in questo caso la Valtellina. Da qui posso portare proprio esperienze personali vissute personalmente facendo appunto il presidente di Coldiretti Sondrio. Questa legge d'orientamento ha dato anche la possibilità di veramente cambiare un po' la visione di quello che poteva essere l'imprenditoria in aree cosiddette marginali, che poi tanto marginali oggi abbiamo visto non sono, perché senza la montagna non c'è la risorsa primaria che è l'acqua, e questo tante volte ci dimentichiamo. Anche oggi quando si sente parlare della sostenibilità che si dà alla montagna, dove le risorse che arrivano alla montagna sono un sostegno al reddito dell'agricoltore, non è un sostegno al reddito dell'agricoltore, ma un sostegno a quello che fa l'agricoltore di montagna per tutto il territorio che sta a valle. E questo deve essere preso in considerazione se si ha veramente, se si parla di sostenere e essere in questo caso attenti alle necessità che oggi hanno le popolazioni. L'esperienza che posso portare personalmente è di anni di rapporti anche con
cercando di fare veramente sistema, questa è la cosa che necessita in un'area come questa, non le ritengo io aree depresse, non l'ho mai inteso aree depresse la montagna, e quindi mi sono sempre confrontato e ci siamo sempre confrontati con Coldiretti, con tutte le altre associazioni alla pari, e da lì si sono costruiti dei rapporti importanti e fondamentali anche per una crescita come un territorio come il nostro, in una regione che tutti noi conosciamo certamente per non essere una regione prevalentemente montana o dove c'è un'agricoltura prevalentemente montana. Ci siamo sempre ritagliati i nostri spazi con dignità, abbiamo sempre portato esperienze positive, non ultima, e questa mattina è anche stata accennata e c'è qua anche presente il presidente del GAL Unico della provincia di Sondrio. Queste cose nascono da un lavoro che dura da molti anni, cercando veramente di costruire un sistema di dialogo. Delle volte si creano anche dei contrasti con le altre stesse associazioni di categoria, Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, dove ad esempio su sviluppi che noi stiamo facendo adesso, parlando di legge di orientamento con l'insediamento degli agriturismi, certamente non hanno fatto bene ben vedere il nostro settore in un contesto turistico come il nostro, questo sviluppo. Il dialogo, il continuo contatto, la continua mediazione, ed è anche questo un fattore importante, ha fatto sì di creare anche un percorso comune per lo sviluppo del territorio. Tutte queste esperienze qua sono esperienze importanti, faticose. Certamente questa mattina, guardando le opportunità che ci si prospettano a breve per uno sviluppo ancora migliore di queste aree, deve essere un punto di forza per noi anche per continuare a perseguire questa strada che è anni che abbiamo iniziato e per poter dare sempre risposte maggiori alle aziende situate in territori montani o alpini. Sono sempre breve nel dare le mie nell'entrare nelle presentazioni, eventualmente sono ben lieto di rispondere a delle domande, eventualmente ce ne fossero. Grazie. Grazie, se non ci sono richieste immediate passerei alla presentazione successiva. Presidente di Confagricoltura, è giusto Presidente? Questa volta perché... Allora, si autopresenti, per favore. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Come vedete lì sono Pier Eugenio Marchesini, vicepresidente di Confagricoltura Varese, e sostituisco il presidente di Confagricoltura Lombardia, che è Matteo Lasagna. Allora, vabbè, Varese, sapete, una piccola provincia che in parte è montana e che è comunque abbastanza svantaggiata. Io non sono tanto bucolico, scusate, perché ho sentito molte parole bucoliche, ma per fare reddito ci vuole anche l'impresa. E comunque svantaggiata anche nella porzione di pianura, perché non è irrigua e quindi le produzioni sono di molto inferiori, e poi soprattutto presenta una polverizzazione fondiaria molto forte, in cui anche stamattina sentivamo attraverso la università distaccata, la sede di Edolo, quanto sia difficile andare a reperire anche i proprietari da questo punto di vista. E quindi, anche se il tema è sulla montagna, in premessa non posso fare a meno di notare come lo svantaggio dal punto di vista agricolo non riguardi solo le aree di montagna, ma anche quella fascia di pianura non irrigua che è stata definita pian alto, diciamo. E limitandoci però alle aree di montagna, come si vede nella slide, la prima considerazione che si impone è che anche in una regione
di pianura come è la Lombardia e di, diciamo, di agricoltura industriale, la montagna occupa un grande spazio che è circa il 41% del territorio totale e al quale è necessario anche in qualche modo aggiungere un altro 12% che è la collina, che non è la collina tipo quella piemontese del bel vino e delle cose, ma una collina che presenta svantaggi dal punto di vista diciamo della coltivazione agricola e corrisponde al 17% della SAU e addirittura il 23% è rappresentata dal 23% delle aziende agricole lombarde. Quindi sappiamo tutti che le regioni di montagna del Pianalto, per quanto detto sopra, sono svantaggiate. Spesso, forse per il fascino del nome, si associa lo svantaggio all'altitudine sul livello del mare, con un'equazione abbastanza semplicistica. Più alto uguale più svantaggio, il che non è vero. Non è così e le condizioni di destrutturazione del settore non sono tanto altimetriche. Spesso infatti nelle aree anche di fondovalle, della collina e del Pianalto, si risentono di svariati condizionamenti negativi come e più delle aree in quote, solo per citarne alcuni. L'assenza di infrastrutture adeguate, l'isolamento topografico, le difficoltà nelle comunicazioni e negli scambi, l'assenza di sistemi irrigui, come ho detto prima, la frammentazione e polverizzazione delle proprietà, e si potrebbe continuare anche per molto ancora. Dai numeri, possiamo passare alla prossima, dai numeri e dai fattori di oggettivo svantaggio risulta quindi evidente come la montagna richieda un'appropriata politica agricola. Il mantenimento del settore in montagna è di fondamentale importanza per tutte le ragioni sociali, paesaggistiche, idrogeologiche, naturalistiche, enogastronomiche che tutti noi conosciamo e che quindi è inutile ripetere. Un esempio della salvaguardia della montagna e del mare, l'agriturismo è stata una parte fondamentale per mantenere l'imprenditoria sul territorio, altrimenti se non c'è reddito noi possiamo, e giustamente come è stato più volte, non dobbiamo basarci sulla sussistenza pubblica, ma dobbiamo dare il mezzo alle aziende per fare impresa che sia produttiva. Qui c'è anche una risposta alla prima domanda, come massimizzare l'impatto economico diretto e indiretto delle produzioni di montagna. Per noi è evidente che tutelando la sola forma di organizzazione sociale che è sostenibile dal punto di vista economico, cioè l'impresa agricola. Se non c'è impresa non c'è reddito e nessuno ci sta, neanche con la benedizione dei santi migliori. Dobbiamo avere chiaro che ogni risorsa destinata al di fuori del circuito delle imprese non risponde alle esigenze di sostenere il settore. Sono spesso risorse sprecate sotto questo qualsiasi punto di vista, cioè quella elargizione a pioggia dei contributi che non fanno né il bene delle aziende né il bene di chi li riceve, perché non servono a mantenere sul territorio e a far sì che l'agricoltore possa produrre un reddito dignitoso, utile a vivere sul territorio, anche perché va riconosciuto all'imprenditoria di montagna e della zona svantaggiata questa funzione importante di salvaguardia dell'ambiente. Una dimostrazione l'abbiamo in Canton Ticino, in cui l'agricoltore è l'agricoltore, ma mantiene il territorio, preserva il territorio dal degrado, perché l'abbandono. E quindi, parlando della nuova politica agricola comune, anche le condizioni di deroga alla definizione di agricoltore attivo che permettono il pagamento degli aiuti minimi, avete 1.250 euro in pianura, che si è detto anche stamattina 5.000 euro in montagna, non possono essere ritenute soddisfacenti e sufficienti da questo punto di vista. C'è ancora la seconda domanda, la struttura economica delle aziende di montagna, come favorire l'impiego e il mantenimento della società, la crescita esclusiva? La risposta è sempre la stessa, tutelando e favorendo lo sviluppo dell'impresa agricola attraverso diverse possibili
linee di intervento. E quali sono le possibili linee di intervento? Come vedete lei nella slide, favorire l'aggregazione che metta al centro la gestione del prodotto condotta secondo moderni criteri manageriali. Esempi virtuosi, uno dei più eclatanti è quello del Consorzio della Melinda, in cui microproduttori di mele aggregati diventano il primo esportatore mondiale di mele. Cioè, dietro questa c'è una struttura che ha garantisce il reddito e la preservazione della montagna. Ma faccio, siccome abito a 5 km dalla Svizzera, vi faccio l'esempio anche del Canton Ticino, in cui per esempio, se uno conosce un po' la realtà, il mitico Merlot del Ticino, che 25 anni fa era un vinaccio fatto dai ticinesi appena di là dal confine, adesso un signor vino e ha un bel mercato, e la storia è lo stesso latte ticino piuttosto che altre, cioè l'aggregazione di piccole realtà produttive, il formaggio dell'Alpe, tanto per dire, quando portano all'Alpe il coso, quindi la salvaguardia delle tipicità, ma con una massa di prodotto che può stare sul mercato, perché possiamo vendere il nostro prodotto una micro realtà, ma dobbiamo guardare nel complesso della montagna il valore del prodotto e come sta questo sul mercato. E valorizzare, abbiamo detto, la multifunzionalità, l'agriturismo ne è un esempio, la fattoria didattica piuttosto che altre cose, che è un'attività che ha permesso all'agricoltore di rimanere sul territorio e con un reddito interessante perlomeno. E partendo anche dal presupposto che l'agricoltura deve essere, scusate se lo ribadisco sempre, una vera attività produttiva che operando sul territorio consente di contrastarne il possibile dissesto idrogeologico. Per esempio, un bosco ceduo abbandonato non rende il versante montuoso più stabile, anzi in genere si accumula negli impluvi e fanno le dighe, fanno disastri. Quindi la cura del bosco è anche importante. E non per ultimo va favorita la ricomposizione fondiaria attraverso una rivisitazione anche della legge, la 203-82, e adottando strumenti che limitino la concorrenza riguardo l'utilizzo del bene terra. Quest'ultimo aspetto merita la diffidenza appunto dei proprietari che non coltivano i fondi nel cederli in affitto e di stipulare regolari contratti d'affitto con una legislazione corrente diventa praticamente impossibile, perché il proprietario non, per una serie di ragioni non ne viene più a capo della sua proprietà, e quindi questa va rivista favorendo la stipulazione di contratti che abbiano una certa flessibilità e che non sottopongano il proprietario stesso alla visione poi eterea della sua proprietà, perché non li riavvia più li riavrà indietro, ma in un modo non facile. Quindi rivedendo questo modo di le regole sugli affitti agricoli, si potrebbe ovviare, o perlomeno almeno in parte, alla polverizzazione fondiaria, favorendo l'aggregazione. Questa poi non è proprio la sede per via della competenza statale sulla materia, ma ritengo necessario introdurre un meccanismo di premialità anche per il fatto che se vengono dati da affitto su un'imposizione fondiaria, cioè un'agevolazione sull'IMU che favorisca il proprietario in cui i terreni vengono dati in coltivazione, in affitto, in uso, in modo che diamo la possibilità di avere aziende con dimensioni, tanto per sintetizzare, strutturate in modo migliore, sia dal punto di vista fondiario e quindi anche imprenditoriale. Solo in questo modo quindi il proprietario sarebbe indotto a fare degli affitti, dei contratti di affitto regolari. Tutto questo deve essere però accompagnato, appunto vi dicevo, da una rivisitazione
della norma che regola gli affitti, che adesso con la durata minima oggi in vigore stabilita in 15 anni è tale da impaurire qualsiasi proprietario, che anche poi dopo i 15 anni non è poi così facile. Questo sarebbe un piccolo intervento di politica agricola utile nell'immediato, che non è oneroso per lo Stato e che potrebbe probabilmente portare un forte impulso alla costituzione di imprese che abbiano una dimensione economicamente sostenibile proprio nelle aree svantaggiate. Grazie. Grazie al Presidente. Ci sono delle delucidazioni, se no passerei all'ultima presentazione, quella del Professor Sali. E tengo solo a ribadire che le parole che sentite ripetere nelle varie presentazioni, uno è questione di legame, vitalità, ma proposte non di territori che hanno necessità di qualcosa di specifico, ma alla pari di altri territori. E questo è un elemento, diciamo, anche nella difficoltà di continuità, che la montagna può e deve essere un territorio alla pari, almeno in termini di opportunità. Poi sul metodo per far arrivare l'incentivo migliore e meglio ne discutiamo nella fase di discussione. Pronta la... Prego, sì, sì, professore. È pronta. Buongiorno a tutti. Io sono Guido Sali, mi occupo di economia e politica agraria all'Università degli Studi di Milano, facoltà di agraria, una delle poche facoltà che è rimasta tale dopo gli sconquassi della riforma e che può chiamarsi ancora facoltà. Io ho basato l'intervento su alcuni punti che mi sembra importante sottolineare, e mi fa anche piacere che molti di questi punti sono in pratica già stati toccati e trattati dagli interventi che mi hanno preceduto, quindi credo di non dire niente di nuovo, però mi sembra importante sottolineare alcuni aspetti che sono già emersi e che possono consentire di far partire un percorso virtuoso per quanto riguarda l'agricoltura di montagna e le aziende agricole montane. Io ho utilizzato una parola intorno a cui far ruotare la riflessione, che è il termine multifunzionalità, un po' perché rappresenta il modello di azienda agricola che già nel passato periodo di programmazione è emerso come il modello verso cui tendere e far tendere il sistema agricolo, il sistema delle aziende agricole nei territori di montagna, nei territori svantaggiati, in cui territori svantaggiati possiamo giustamente, come diceva il dottor Marchesini, anche le aree di collina, di pianalto, tant'è che la stessa Regione Lombardia qualche anno fa aveva fatto un lavoro in cui eravamo stati anche coinvolti sulla valorizzazione di questi territori. Ecco, la multifunzionalità rappresenta un po' il modello aziendale verso cui tendere e un po' consente di fugare quella accezione di sussidio che già si è sottolineato non deve essere l'interpretazione del sistema di aiuti che l'agricoltura di montagna e l'agricoltura in generale riceve. Questo perché c'è tutto un sistema di servizi che vengono
che vengono prodotti, che ho diciamo, classificato in tre categorie, se non altro perché hanno diciamo, significati leggermente diversi uno dall'altro, perché da un lato ci sono tutti i beni pubblici, quindi tutto il tema delle esternalità che l'attività agricola produce, sono tutti beni non di mercato e quindi non si traducono in una vendita, non vengono incorporati nel valore del prodotto, dei beni che vengono prodotti e venduti, e che quindi necessariamente devono essere a carico della collettività attraverso il sistema dei trasferimenti. Poi c'è però tutto il sistema di servizi che invece passano attraverso il mercato, tutti i servizi di mercato essenzialmente non food, che riguardano tutte le attività turistico-ricreative, i servizi alla persona, servizi didattici, l'agricoltura sociale e tutte quelle forme di attività e di vendita di servizi che trovano nell'azienda agricola non solo una naturale collocazione, ma anche una fonte di grandi sinergie legate al territorio, legate all'ambiente in cui queste attività vengono svolte. Infine, c'è un qualche cosa che possiamo riavvicinare, ricollegare alla multifunzionalità, perché rappresenta anche lì una serie di servizi che vengono incorporati nei prodotti anche all'interno dei prodotti veri e propri dell'attività agricola, i prodotti primari, i beni agroalimentari che l'agricoltura produce. E mi riferisco essenzialmente a tutto il tema delle produzioni tipiche, delle produzioni tradizionali, delle indicazioni geografiche e di tutti quei riferimenti che richiamano la cultura dei luoghi, le radici culturali dei territori, il senso di appartenenza delle comunità locali, dei cittadini, eccetera, che vengono veicolati attraverso le produzioni agroalimentari. Ora, l'insieme di questi beni, di questi servizi, formano questa multifunzionalità che giustamente rappresenta oggi in modo direi assolutamente acclarato il contenuto dell'agricoltura multifunzionale. Chiaramente ci sono alcuni elementi, alcune possibilità di intervento che in qualche modo possono valorizzare, che possono amplificare i risultati, gli effetti di queste attività e di questo approccio. Alcuni di questi diciamo strumenti, quindi ne ho individuati tre, tanto per non andare troppo per le lunghe, richiamati dal nuovo PSR, che un po' toccano un po' questi aspetti di multifunzionalità. Il primo, che fa riferimento alla priorità 4 del nuovo PSR, riguarda tutte le interrelazioni che ci sono, e quindi la produzione di questi servizi ambientali, di queste esternalità, di questi servizi pubblici che l'agricoltura produce in termini di biodiversità, in termini di presidio del territorio, in termini di integrazione multisettoriale e multifunzionale. Questo tipo di attività trae, a mio avviso, grande vantaggio dalla possibilità di intervenire in modo integrato, in modo territorialmente concentrato. Molte delle misure agroambientali del passato PSR hanno avuto uno scarso
effetto complessivo, uno scarso impatto complessivo perché attuati in modo volontario a macchia di leopardo da tutte le aziende che hanno aderito. Ci fosse stata una continuità territoriale, anche su ambiti magari più ristretti, ma continui, sicuramente, e quindi questo tema della concentrazione degli interventi rappresenta secondo me un aspetto qualificante che può essere fatto proprio dal nuovo PSR, rappresenta un modo per enfatizzare, per amplificare gli effetti ambientali delle attività agroambientali. Un secondo punto rappresenta, secondo me, una delle grosse novità del nuovo PSR, su cui già alcuni interventi che mi hanno preceduto hanno puntato l'attenzione, e cioè l'opportunità di fare rete, di creare reti sia orizzontali che verticali attraverso le forme dei distretti, le forme delle attività collegate. Alcuni esempi sono già stati portati, ma credo che il riuscire e la presenza delle organizzazioni di categoria, secondo me, oggi in questa sede è importantissima, perché hanno sicuramente una grande responsabilità, un grande compito nel coordinare, nel farsi carico di gestire, promuovere queste forme di integrazione sia orizzontale che verticale, perché queste rappresentano sicuramente una delle grandi forze per trattenere maggior valore aggiunto ai livelli più bassi della filiera. E ecco, su questo magari faccio anche una breve parentesi legata alle produzioni tipiche, soprattutto alle produzioni a indicazione geografica, perché mi è accaduto in un recente workshop in cui avevamo messo al tavolo un po' i diversi attori delle filiere agroalimentari, dai produttori ai distributori, ai consumatori, ai decisori, le amministrazioni pubbliche, ed è venuto fuori che ci sono alcuni aspetti legati alle protezioni giuridiche dei prodotti, pensiamo alle DOP, che vengono viste in modo molto diverso dai rappresentanti dei produttori, dalle organizzazioni di categoria e, per esempio, dalla grande distribuzione. Le associazioni di categoria chiedono più legislazione, più norma che garantisca la qualità del prodotto. La grande distribuzione dice forse ce n'è troppa. Io, il produttore che produce un prodotto DOP, come può essere il grana padano, il gorgonzola o qualunque altra cosa, per me non hanno lo stesso cappello, non hanno la stessa valenza. Io devo andare a cercare produttore per produttore, azienda per azienda, e vedere chi fa il prodotto migliore, perché che si chiamino tutti DOP non significa che tutti i prodotti e tutte le aziende producano lo stesso modo e lo stesso tipo di qualità del prodotto. Quindi da un lato abbiamo chi vuole maggior tutela giuridica e dall'altro chi invece vuole toccare con mano e usare i propri strumenti di valutazione della qualità. E su questo magari ci dobbiamo interrogare su quale può essere la strada migliore, soprattutto per i prodotti di montagna, che in termini di varietà e di qualità sono sicuramente in prima fila su questo discorso, e chiederci quale può essere il modo migliore per garantire i consumatori e far arrivare ai consumatori i prodotti che siano garantiti nel modo migliore.
con più o meno tutela giuridica. Ultimo aspetto, il tema dello sviluppo locale, e anche su questo ci sono stati diversi interventi. Il dottor Marsetti ha parlato di fare sistema e sicuramente in altre situazioni si è accennato ai programmi leader. L'interazione multisettoriale, quindi il dialogo, anche se mi rendo conto a volte conflittuale con gli altri settori, col commercio, con l'artigianato, con l'industria, rappresenta, col turismo, rappresenta secondo me la strada obbligata per favorire lo sviluppo locale, quindi per inserire il sistema agricolo all'interno di un sistema più vasto, un vero sistema di economia locale, di economia territoriale. In questo senso il marketing territoriale diventa anche una chiave per promuovere il territorio sia, diciamo, nei confronti dei cittadini locali, ma anche dei cittadini del resto del mondo. Mi sono limitato a questi tre punti perché mi sembravano particolarmente importanti, non sono sicuramente esaustivi e credo che ce ne siano sicuramente molti altri su cui varrebbe la pena ragionare. Mi limito comunque a questi stimoli e mi fermo. Grazie.